apriamo questo museo, che è il museo della identità dell'Università di Palermo. È naturalmente un momento di grande gioia e di grande orgoglio, di affermazione anche della identità e dell'orgoglio della nostra università. È un'università che ha più di 200 anni di storia, è l'università che ha laureato Falcone e Borsellino, è l'università nella quale ha insegnato Mattarella, è l'università nella quale hanno lavorato Gemellaro, Döderlein, Piazzi, Cannizzaro, Segre. È una università che è sempre stata e continua ad essere un punto di riferimento della Sicilia occidentale, con i suoi 43.000 studenti, 3.000 unità di personale tecnico, amministrativo e docente. È una grande università che naturalmente afferma nella sua storia, con la sua storia, afferma ancora una volta il suo ruolo nella Sicilia occidentale e in generale nel paese.